Alla ONG Mediterranea è stata data una multa di 65.000 euro. La ONG tramite Facebook aveva fatto una raccolta fondi per coprire la multa, ma la raccolta fondi è andata così bene che sono arrivati quasi a 300.000 euro e gli organizzatori incitano ad arrivare a questa cifra. Perché? Perché gli servirebbe per finanziare l'acquisto di una nuova barca. Non so se con 300.000 o 250.000 riescano a trovare sicuramente magari un veliero usato, magari delle stesse dimensioni di quello di prima, certamente non nuovo perché le navi, le barche costano una fortuna. Quindi dicono vogliamo arrivare a 300.000 euro. Mediterranea scrive questo. Mediterranea deve andare avanti. Esiste grazie al suo equipaggio di terra che ha bisogno del suo aiuto, in questo momento più che mai, per combattere le battaglie legali e andare fino in fondo alle indagini che ci riguardano, perché agiamo nel rispetto del diritto e dei diritti. L'abbiamo sempre ripetuto, non posso continuare, continuerò, scriveva Samuel Beckett. La stessa ostinazione anima la nostra missione. Senza testimoni l'umanità muore nel silenzio, scrive ancora l'organizzazione non governativa. L'obiettivo minimo dei 65.000 euro è stato raggiunto, andiamo e speriamo di arrivare ai 300.000 euro. Come voi sapete, o se non lo sapete, le due navi, una è la Mare Ionio e l'altra è il veliero Alex, sono sotto sequestro nel porto di Licata dall'autorità giudiziaria come sequestro probatorio, cioè sono delle navi che servono per le indagini, per il corso delle indagini. La Mare Ionio è sotto sequestro da marzo, mentre la Alex da pochi giorni, quindi sono rimasti senza mezzi di spostamento, perché la Mare Ionio era la nave principale, mentre la Alex era una nave di supporto. Poi, in mancanza della Mare Ionio, la Alex è diventata l'unica e la principale imbarcazione per il salvataggio dei migranti, anche se un veliero di 20 metri non è proprio adatto per questo tipo di necessità. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Buona giornata.